Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi racconto del mio nuovissimo tatuaggio, del mio ultimo tatuaggio, che è un tatuaggio che mi sono fatto sulla pancia. Credibile, ma vero, uno direbbe, cazzo, sorry, davvero ti sei tatuato la pancia? Sì, proprio, cioè, sopra l'ombelico, tra l'altro, qua, aspetta, che si vede. Cioè, questo è quello che mi sono fatto l'anno scorso e questo è quello che mi sono fatto un paio di mesi fa. E c'è scritto Amorfati, ora ve lo racconto per bene, ma non perché io sia qui a volervi mostrare per forza il mio tatuaggio, perché dici, cazzo, me ne fotte a me il tatuaggio di surdi. Però dietro questi tatuaggi non sono solamente estetici, ma c'è proprio un'idea, diciamo, un concetto che a me personalmente nella vita di tutti i giorni fanno comodo, come spesso succede su questo canale, che non solo facciamo viaggi, non solo cucina o arte o arredamento, che cazzo ne so, giardinaggio, parliamo spesso anche di idee. Queste sono idee che secondo me sono molto forti, non solo secondo me, sono idee molto affermate, vale la pena esplorarle se uno non è a conoscenza. Amorfati, che vuol dire amorfati? È una frase latina, però non è che risale all'antica Roma, è una roba che trovavi, cazzo ne so, scritta sui muri, la trovi al Colosseo. Oddio, probabilmente la trovi, però è sicuramente più recente. Amorfati è una frase che è stata scritta e descritta per la prima volta da Nietzsche, che è questo filosofo tedesco che si studia a scuola, però difficilmente a scuola i filosofi vengono studiati nel vero senso della parola. E spesso uno, quando parla di questi personaggi, li vede con un filtro, con il filtro dell'istruzione, con il filtro della scuola. La vera utilità di queste persone, di questi libri che hanno scritto, di queste idee che hanno, diciamo, divulgato, è la praticità che hanno. Amorfati, che vuol dire? Vuol dire amore del destino. E non è una roba cheesy, ok? Non è una roba, aspetta, allora già che ci sei, su, mi vuoi leggere il palmo della mano? Mi lanci qualche tarocco addosso? Non è quella roba lì, non è la mia vita è scritta da qualche parte in un libro. E succederà in quel modo perché qualcuno ha scritto il mio destino da qualche parte. Amorfati vuol dire, in qualche modo, accettazione di tutto ciò che ti succede, tutto ciò che ti è successo, che ti sta succedendo in questi giorni e ciò che ti succederà in futuro. Mi sono imbattuto in questo concetto, in questa roba dell'Amorfati, diversi anni fa. Chi mi segue sa che, insomma, un po' sono appassionato di stoicismo, sono un grande fan dello stoicismo e penso che sia una delle cose più utili nella quotidianità, proprio nell'approccio con le persone, con gli eventi. E quando mi sono imbattuto la prima volta nell'Amorfati, ho detto, ok, però sembra una cosa un po' troppo passiva, nel senso, vabbè, quello che succede, c'è quasi qualunquismo, ah vabbè, succede strada, boh, che me frega. Invece no, c'è un connubio potentissimo con uno dei principi dello stoicismo. Ora non sto qua a fare la lezione perché intanto io chi cazzo sono, parlo sempre per quella che è la mia esperienza. E uno dei principi dello stoicismo è di dividere nella, diciamo, nella vita le cose su cui non hai influenza minimamente e quindi cose che non puoi controllare e invece cosa puoi controllare. Spesso cosa puoi controllare è il tuo atteggiamento, per l'appunto, il modo in cui reagisci alle cose. Se mettiamo insieme questi due principi qui, quindi accettazione di tutto ciò che ci succede, ma ora cerchiamo di approfondire un attimino, e categorizzazione degli eventi della vita, mettiamo caso della giornata, in cose che non dipendono da noi e cose che dipendono da noi, e spesso le cose che dipendono da noi, per l'appunto, è il nostro atteggiamento, diventa una formula per vivere in maniera molto più rilassata, quasi senza ansia. E l'ansia comunque è utile perché l'ansia ti permette di essere più concentrato. Il problema è quando ce n'è troppa di ansia, quando diventa un'ansia debilitante. Io conosco persone che l'ansia la vivono in maniera particolare, ecco, per dirla con parole dolci. Quindi Amorfati non diventa più, come pensavo qualche anno fa, un'accettazione quasi qualunquista di tutto ciò che accade, ma diventa un se mi interfaccio nel miglior modo possibile per me a tutto ciò che mi succede, a tutto ciò che mi è successo in generale, alla mia vita, quindi amor del mio destino inteso come tutto ciò che mi succede. Allora, quella cosa è la cosa migliore che potrebbe succedermi. Queste idee sono idee che sono proprio all'interno della nostra cultura, più di quel che sembra, e finché uno non l'esplicita se ne rende conto. C'è il famosissimo discorso di Steve Jobs che ha fatto in università, non mi ricordo che università fosse, però ha fatto questo discorso famosissimo in cui parlava delle briciole e diceva:
tu devi avere fiducia in qualche modo nel tuo destino, sempre, perché nella tua vita accadranno delle cose che saranno delle piccole briciole che ti lasci per strada, e solo girandoti, solo guardando all'indietro, ti rendere conto che ogni briciola poi ti ha portato al punto in cui ti trovi. E quindi perde completamente di senso incazzarsi oppure provare ansia per delle cose, perché a prescindere da come andranno, se tu fai il massimo, se tu fai il possibile e sei in pace con te stesso, mi sembra di star parlando come quel cazzo di guru. Se ti poni nella maniera migliore possibile alle cose che ti succedono, ti renderai un giorno conto che erano le cose migliori che potevano succederti. Questo è il principio della morfata. Io spero di averlo spiegato in maniera decente, ma ho paura di montare questo video, perché sono sicuro che alla fine non si capirà un cazzo. È utile sia il concetto dello stoicismo, sia questa roba della Amorfati, che non è propriamente stoicismo, anche se si sposa da Dio, anzi Nietzsche ce l'aveva un po' con gli stoici, quindi è una roba un po' conflittuale. Però effettivamente sono due idee che vanno a braccetto in una maniera incredibile, quasi un superpotere. Poi a me che me ne fotte di quello che succede, perché io non ho nessun tipo di influenza su quello che succede. La vita ti lancerà delle cose addosso, amen. L'unica cosa che puoi fare è approcciare queste cose nella maniera migliore possibile, con la consapevolezza comunque che tutto ciò che ti succede in un qualche modo è la cosa migliore che potrebbe succederti. Comunque va preso tutto con le pinze, perché se ti svegli domani che ti diagnosticano un cancro al pancreas e tra 6 mesi sei morto, dici: cazzo, ma come fa a essere questa la cosa migliore che poteva succedermi? E capisco questo tipo di ragionamento, perché sono, diciamo, sono critiche che ho mosso anch'io, però reagire nel modo migliore possibile è la cosa migliore che puoi fare ed è la cosa migliore che ti può succedere. E in un qualche modo, come diceva Steve Jobs, a una certa ti girerai, guarderai alle spalle tutto ciò che è il tuo percorso, quella che è stata la tua storia, dirai: ogni singola briciola, ogni singolo passo che ho fatto, anche se sembrava sbagliato, anche se sembrava una cazzata, mi ha portato qui e ha avuto le sue conseguenze. L'effetto farfalla, ogni cosa che fai, ogni scelta che prendi avrà poi delle ripercussioni. E nel momento in cui tu accetti queste ripercussioni senza desiderare che accada in un modo, che accada in un altro, ma hai proprio accettazione volontaria di tutto quello che succede, tutto quello che succede, boh, va bene, io reagirò nel modo migliore possibile, sempre stoicismo. L'unica cosa che posso fare è capire come reagire a una certa cosa, concentrarmi solo sulle cose che posso influenzare, e in un qualche modo tutto andrà bene. Che poi non è che tutto andrà bene, perché a volte le cose vanno a merda e basta, però magari ora vanno a merda, tra 5 anni quel periodo di merda invece ti renderai conto che ti ha plasmato e ti è servito per fare qualcos'altro. E questo è l'amorfati, è questo amore del destino, amore della vita in generale, però un amore attivo, non un amore passivo. E questa è la vera differenza rispetto alla prima volta che mi sono imbattuto in questo concetto. E poi vabbè, perché sulla pancia, vi starete chiedendo? Design, non lo so. No, io mi affido a dei miei amici che fanno i tattoo artist e sono davvero coi controcoglioni, cioè gente forte che lo fa da tanti anni. Avendo già fatto questo qua sul petto, avevo valutato diverse opzioni, e una certa mi ha fatto: cazzo, sai dove starebbe l'addio? Sopra l'ombelico. Come i trafficanti di droga in Messico, gang. E quindi questo è quanto. Questo è il mio nuovo tattoo. Ditemi cosa ne pensate di questa idea, se qualcuno ha avuto modo di utilizzarla nella propria quotidianità. Io è da diversi anni che in realtà ho questo approccio, e devo dire che, non lo so, è tutto molto più leggero. Ultimo esempio, poi vi lascio perché probabilmente questo video durerà già tipo 20 minuti. Il mio primo approccio con lo stoicismo è stato alle superiori, quando andavo in ansia per le verifiche, per ALI, insomma, comunque i test. E quindi eri lì che ripassavi, eri lì, ti sentivi in subbuglio lo stomaco, le farfalle, tutto il resto, e quindi non la vivevi bene. E poi sono arrivato a una conclusione, e ho avuto tipo uno switch totale, e ho detto: ok, io basta, cosa posso controllare? Da cosa deriva la mia ansia? Perché io quello che potevo studiare ho studiato, nel senso, ora sono a scuola, sono qui e tra 3 minuti, tra 30 minuti ho davanti a me il foglio dove devo rispondere alle domande. Quindi cos'altro posso fare? Niente, quello che potevo studiare l'ho studiato. Cioè, ed è una cosa così semplice, ma così efficace. E in quel momento lì ragioni e dici: l'unica cosa che posso fare è stare tranquillo.
questo è quanto, questo è il mio nuovo tattoo. Ho altri tattoo in programma, però sono forse prettamente più estetici. Ci sono comunque dei significati alla base, ma sono più estetici, non saranno proprio scritte robe del genere. Per questo video è tutto, io spero che si sia capito qualcosa di questo video, perché mi piace tanto parlare di idee, però come ben sapete spesso si arriva nell'astratto ed è difficile poi farle atterrare le idee, no? Renderle pragmatiche, renderle utilizzabili nella vita di tutti i giorni. Io ringrazio per la visione, ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti. Ciao a tutti.